Che freddo! Oggi la puntata di Impact Girl arriva niente meno che all'Antartide, dove ci sta già aspettando Giuditta Celli, scienziata e glaciologa giovanissima che davvero ha preso il coraggio a quattro mani per perseguire una passione tanto insolita quanto preziosa, soprattutto al giorno d'oggi. Con Giuditta cercheremo di capire direttamente dall'Antartide come possiamo trovare tutti il coraggio, di realizzare i nostri sogni, di scendere in campo prima di tutto, ma anche poi la disciplina per portarli avanti con costanza. Prima di lasciarci a questa puntata un po' freddolosa, ti invito come sempre a dare un'occhiata al sito biz-academy.it/podcast e iscriverti alle newsletter del podcast di Impact Girl. Questo per due motivi principali: uno, per non perderti nessuna delle puntate che esce ogni mese in versione audio e in versione video, ma anche e soprattutto per non perderti Biz Confidential, pillole business che condivido solo via mail ogni mese, solo quando sei iscritto al sito biz-academy.it/podcast e che ti aiuteranno a continuare a far crescere la tua attività oppure ad avviarla se sei agli inizi. Prima di addentrarci in quello che significa essere coraggiose in quanto donne, che sarà un pochino il cuore tematico della nostra puntata, anche se l'affronteremo da diverse angolazioni legate alla tua esperienza. Tu sei una glaciologa. Io non ho mai sentito questo termine e mi ha affascinato tantissimo. È chiaro che intuitivamente si può capire che cosa vuol dire essere glaciologa, ma facci capire che cosa significa, come si diventa glaciologi e che cosa fai, e qual è la tua giornata tipo e qual è la tua mission lavorativa. Allora, sì, già dal nome glaciologo o glaciologa è chiaro che studiamo il freddo, quindi abbiamo sempre a che fare, con neve e ghiaccio. In questo caso io sono in campo, sono in Antartide, alla stazione italo-francese Concordia, e qua quindi mi occupo di prelevare campioni di neve, campioni di ghiaccio, che in realtà poi verranno analizzati in Italia. E quindi essere glaciologi vuol dire questo: in campo prendere campioni, fare piccole misure dirette, poi in laboratorio fare tutte le analisi chimiche che riguardano i campioni prelevati. E come si diventa glaciologi? Io ho una laurea in chimica. E comunque serve un percorso di studi di tipo scientifico. Ad esempio, ho il collega francese, sempre glaciologo, ma per la parte francese, che ha una laurea in geologia. Ok. Quindi è un po' vasto. Ecco, questa è un po' la preparazione teorica che viene richiesta a seconda, insomma, del ramo, immagino, di specializzazione. Poi però c'è appunto tutta la parte che io definisco del coraggio, che riguarda il fatto di ecco, vivere dove tu sei in questo momento. Vedremo abbracciare anche uno stile di vita abbastanza estremo e abbastanza impegnativo rispetto alla vita comoda a cui Sì. siamo abituati. Quindi queste sono vere e proprie Esatto. spedizioni, giusto, che voi fate? Sì, praticamente quella che sto facendo io è una spedizione cosiddetta invernale. Sono arrivata a novembre dell'anno scorso e vado via a novembre di quest'anno, quindi sono 13 mesi. E ci tengo a ricordare che siamo qua grazie al PNRR Enea. Che è l'ente che ci permette di venire qua e ci gestisce, e al CNR e al MIUR che si occupano di tutta la parte scientifica. E poi ci sono le stagioni estive che sono piccoline, durano da novembre a febbraio, e la base lì è strapiena di persone, mentre adesso siamo solo 13, quindi insomma una piccola I famiglia. coraggiosi. Ma e quindi fammi capire, Sì. qual è la preparazione prima di partire per una spedizione? Adesso tu immagino sia collaudata, ma prima di partire per una spedizione, qual è la preparazione teorica e pratica che dovete seguire per poi sentirvi pronti nel momento in cui siete lì? Allora, veramente pronti forse non ci sentiamo mai, perché la paura rimane sempre. Abbiamo, vabbè, a parte la preparazione del lavoro, quindi le cose tecniche, pratiche del lavoro, in realtà è molto importante un adattamento al freddo. Infatti Enea, prima di partire ci fa fare un campeggio di una settimana sotto il Dente del Gigante sul Monte Bianco, per adattarci al freddo, e poi comunque abbiamo esercizi di primo soccorso, antincendio, quindi siamo preparati per queste evenienze qua. E poi serve tanto amore per il proprio lavoro, perché qua è difficile e se non siamo al proprio lavoro alla fine diventa pesante.
difficile arrivare in fondo, molto faticoso. Ecco, a questo proposito ci racconti in linea di massima la tua giornata tipo, perché poi quello che vorrei chiederti è come sviluppi una routine in una situazione così particolare, però prima cerchiamo di spiegare qual è questa situazione in maniera che possiamo capire anche come poi adattarla in maniera diversa alla nostra. Sì, allora, la mia situazione è molto particolare perché ci troviamo nel plateau antartico, siamo nel niente totale, abbiamo 11.000 km di distanza dalla costa e siamo a 3.300 metri di altitudine, quindi anche fisicamente non abbiamo ossigeno e viviamo con un periodo di buio totale, un periodo di giorno totale e brevi periodi di alternanza giorno-notte. Freddo, molto freddo, siamo sempre intorno ai meno 60, meno 70 d'inverno e anche molto vento. Quindi la situazione fisica e psicologica è molto dura. E quindi una routine è indispensabile per sopravvivere, perché altrimenti ti lasci andare alla non voglia, al sonno, che poi in realtà, sì, come dicevi te, è un po' quello che può succedere anche nella vita di tutti i giorni, che hai quelle giornate in cui non hai voglia di fare niente, staresti a letto sempre, no? Stai lì, dici, ma perché mi devo alzare? E io qui mi sono obbligata e forzata quotidianamente a trovarmi una routine, perché altrimenti non puoi sopravvivere. E quindi sveglia, anche se la notte in realtà non dormo perché è molto difficile, però sveglia sempre la mattina più o meno alla stessa ora, colazione, lavoro fuori, poi c'è il pranzo, il lavoro in ufficio, poi c'è vai in palestra o leggi o stai con i colleghi, poi c'è la cena, il film dopo cena, quindi tutte quelle piccole cose che mi piace fare e che mi obbligo a fare perché mi distraggono, alcune mi rilassano, ti danno un e ritmo che anche, permettono immagino. Appunto esatto, ti permettono di non farti soccombere dalla non voglia di fare le cose. Poi in realtà è un po' quello che si può fare anche nella vita reale, non c'è bisogno di essere qua. Infatti una cosa che mi ha colpito quando ci siamo conosciute è stata online naturalmente per il momento, e io ho ancora il coraggio di seguirti, non ce l'ho, a parte la mancanza di preparazione poi teorica, però una cosa che mi aveva colpito è stato il fatto di è stato quando mi hai detto che voi siete appunto in questo momento un gruppo abbastanza piccolino che però vive in uno spazio anche abbastanza ridotto e che per quanto poi sì, ciascuno faccia le proprie cose a livello lavorativo, sia importante per voi, per tutti voi, avere dei momenti come per esempio la colazione, il pranzo, la cena, mi dicevi, che sono momenti condivisi, esatto, perché altrimenti il rischio è anche quello, sì, di alienarti un pochino, no? Immagino, da quello che è poi la socializzazione, sì, umana. Esatto, sì, quello è un problema poi che diventa un tuo problema a livello psicologico, perché rischi comunque anche un po' una depressione qua, perché comunque sei lontano da casa, dagli affetti, considera che qua dalla finestra vediamo una distesa di bianco infinita, quindi colori, rumori, gli odori, anche il cibo comunque è quello che è, non abbiamo frutta fresca da marzo, quindi insomma a livello psicologico diventa difficile. Se ti isoli e non trovi uno sbocco per rilassarti un po', per sfogarti, rischi tu a livello psicologico. Dispiace anche al gruppo se ti isoli, perché comunque è una figura in meno, però il primo che ha dei problemi poi sei te. Quindi, ecco, questo sì, secondo me è molto importante, perché magari chi ci ascolta dice vabbè, ma io non vivo, no, in mezzo ai ghiacci, e però uno degli strumenti, no, che ci porta ad alienarci continuamente, soprattutto oggigiorno, è il web, no? Abbiamo questa mancanza, esatto, di ritmo anche a livello familiare o a livello lavorativo, c'è chi ingoia, non lo so, un piatto di pasta mentre continua a lavorare e a rispondere email, cioè ormai è diventato, esatto, una routine. E questo, senza accorgerci, ci priva di quello che è il ritmo, un ritmo sano. Ecco perché mi aveva colpito molto questa tua puntualizzazione e ci tenevo a sottolinearla anche per chi magari dice beh vabbè, ma questo vale solo per le situazioni estreme. Assolutamente no. No. No, guarda, a proposito, ti dico che comunque qua la connessione, come puoi vedere, è quella che è, e non abbiamo modo di utilizzare molto i social network, abbiamo WhatsApp per comunicare con la famiglia, e quindi il fatto di non poterci isolare online ha permesso di riscoprire un po' una socializzazione che in realtà sì, avevamo perso, perché il gioco di tavolo, il gioco di carte dopo cena, boh, chissà
quanto tempo è che ormai quasi nessuno lo fa più, quindi insomma il film tutti insieme, la festa, insomma sì, ti ritrovi un po' la parte umana in realtà. Bellissimo, che è quella che dovremmo trovare un po' tutti. Senti Giuditta, ma c'è qualcos'altro che fai a livello di ritmo quotidiano per darti, per dare a te stessa una mano? Non lo so, mi viene in mente la mindfulness o la meditazione oppure la lettura di qualcosa di particolare, non lo so, l'esercizio fisico. Che cosa fai a livello di strumenti pratici che magari chi ci ascolta può dire ma potrei provarli anch'io nella mia realtà quotidiana? Allora, correre ovviamente non fuori perché non è molto possibile sul tapirulan, mi aiuta a stendere i nervi quando sono nervosa, magari qualcosa è andato storto così, corro e quello mi aiuta a rilassare, musica di sottofondo e via, leggo molto. In generale leggo un po' tutto. Un'altra cosa mi ha aiutato molto è stato studiare il francese, perché essendo un gruppo italo-francese ho iniziato a studiare una nuova lingua e questo mi ha aiutato perché comunque era uno sforzo, qualcosa che mi teneva impegnata e quindi magari non mi faceva pensare nei momenti un po' più tristi così, qualcosa mi ha distratto. Queste sono le cose principali. Quindi possiamo un po' categorizzarle in le due grandi categorie, il fatto di dedicare un pochino di tempo al tuo corpo, che immagino insomma in un contesto dove poi non puoi uscire all'aria aperta facilmente è ancora più imperativo, e qualcosa che fai per la tua mente e anche a livello emotivo, perché poi quando impari una lingua nuova non solo apri la mente, ma poi è un'emozione poter interagire con gli altri. Quindi un po' le tre emozioni, intelletto e corpo, che sono un po' quelle che io personalmente cerco di seguire in quella che chiamo RDM, che è l'acronimo che sta per routine del mattino, che non sono altro che delle mini attività. Okay. Ecco, a proposito di questo, tu le segui secondo un ritmo preciso, quindi leggi in un momento preciso, corri in un momento preciso, o quello è qualcosa che segui in base a come ti senti in quel momento? No, seguo in base a come mi sento, perché a volte in realtà mi basta, non lo so, stendermi sul letto a fare niente, guardo il soffitto, però mi rilasso, quindi dipende da come mi sento, sì, da come va la giornata, da cosa succede. E a livello invece di allenamento mentale, il fatto di non... sentirti in trappola, perché immagino che ad un certo punto mentre parlavi mi immaginavo, no? la situazione che vivi, quindi dire ok, guardo fuori, vedo una distesa di neve bianca infinita, non ho frutta fresca, stiamo sempre noi in questo spazio angusto. A livello di allenamento mentale, cosa hai fatto prima o cosa fai oggi per non soccombere a quella che può essere un po' appunto depressione a livello magari estremo, ma semplicemente anche scoraggiamento, che forse è una parola più comune a chi ci ascolta? Sì, ma in realtà non ho mai fatto del mindfulness o cose del genere, anche perché fortunatamente non ho mai avuto questo senso di chiuso, di oppressione che si può immaginare, quindi no, ci sono dei momenti in cui magari sì, ti senti comunque un po' abbattuto perché sei sempre qui, vedi sempre le stesse persone, gli stessi muri, però quello mi viene spontaneo affrontarlo tipo, non so, andando dal collega o comunque dalla persona che è diventata il tuo amico, e quindi passare del tempo con gli altri, nonostante siano sempre soliti, però questo mi aiuta a affrontare quei piccoli momenti appunto di sconforto, diciamo. E anche qui secondo me c'è una lezione da trarre importante, perché tornando al discorso dell'alienazione, isolamento, che ci stiamo un po' auto imponendo in quella che è la nostra quotidianità, in una situazione di vita normale, il andare dagli altri, anche solo chiedere aiuto, fare una domanda o trovarsi per un pranzo insieme al lavoro, è ormai diventato una quasi qualcosa da evitare, perché ci fa perdere tempo oppure perché temiamo che quel qualcuno possa essere disturbato o che possa in qualche modo dirci di no. Esatto. Quando in realtà l'uomo è un essere sociale, insomma, è una creatura sociale. Sì. Socievole, non lo so adesso qual è il termine giusto, però credo che mi piace molto come possiamo trarre delle piccole lezioni poi da quello che per te sembra normale, però tu l'hai reso normale nel momento in cui è diventata una necessità. Esatto. Probabilmente. Quando non è una necessità diventa, sì, un lusso che sembra quasi non ci possiamo mai permettere. Senti, da un punto di vista, tu sei una donna che è molto giovane,
Molto brillante, però sappiamo che nel tuttora, nonostante insomma si siano fatti i passi in questo senso, però nel settore scientifico c'è sempre un po' lo stereotipo, tutti i settori scientifici sono un pochino sì. poi, un po', non solo quelli, ma in balia ecco di una dominazione maschile. Secondo te ci sono sì. delle competenze? Ci sono delle competenze che ti sei trovata ad acquisire nel tuo settore per cui essere donna, a tuo avviso, si è rivelato uno svantaggio? Quindi qualcosa per cui non ti sei sentita portata in quanto donna? Guarda, sono qua, quindi fortunatamente ti posso dire no. Fortunatamente ti posso dire che questa situazione non si è mai verificata, anzi durante il percorso degli studi universitari ad esempio non ho mai avuto problemi per il fatto che fossi donna, quindi professori o discriminazione di alcun genere. Anche comunque le selezioni per venire qui sono state molto professionali, non ho avuto nessun tipo di problema al riguardo. Fortunatamente ho avuto solo un episodio in vita mia di discriminazione di genere durante un colloquio di lavoro, e il classico del lei ha tutte le caratteristiche che cerco ma preferisco assumere un uomo perché è una sostituzione maternità, lei è donna, quindi cioè, esatto, lì è stato il momento in cui ho provato più rabbia e disgusto in vita mia praticamente. Però a parte questo piccolo tra virgolette episodio, fortunatamente no, non ho avuto problemi né per acquisire capacità né per laurearmi o per arrivare dove sono adesso, quindi mi ritengo fortunata. E quindi quando è cominciata questa tua passione per, tu hai una laurea in chimica, quindi insomma la passione per l'aspetto scientifico o ce l'hai, è qualcosa che ti ricordi esatto. di aver avuto fin da bambina, è qualcosa di oppure qualcosa che hai acquisito nel tempo che ti sei resa conto ti piaceva nel tempo? Guarda, da bambina volevo fare il pasticcere, quindi l'ho acquisita nel tempo. Quindi sì, l'ho acquisita nel tempo, andando avanti con gli studi, e quando ho capito che la parte umanistica, tipo di lettere, queste cose così, proprio non era per me, e mi sono avvicinata quindi alla chimica con attenzione, sono sempre stata indecisa se chimica, diciamo, delle cellule, quindi la biochimica, o chimica per l'ambiente. E in realtà mi sono laureata in biochimica, ma poi ho iniziato a lavorare per l'ambiente, quindi insomma un percorso un po' tortuoso. Ho capito, ma e invece a proposito ti inverto la domanda che ti ho appena fatto, quali sono, se ci sono delle competenze che ti sei trovata ad acquisire nel tempo, nel tuo settore, per cui a tuo avviso mm-hmm. essere donna si è rivelato invece un vantaggio? Come donne abbiamo delle caratteristiche particolari che a volte sono considerate appunto che a volte sono date per scontate, mi viene in mente, non lo so, la capacità organizzativa semplicemente per il fatto mm-hmm. di crescere in una società che ci abitua a pensare, per quanto appunto ci stiamo un po' svincolando, che dobbiamo sempre gestire mille cose, no? C'è la famiglia, c'è il lavoro, c'è la carriera, c'è questo, c'è quello, i figli quando ci saranno e quello che è. E quindi già il mindset che noi abbiamo, che noi sviluppiamo, è il mindset di qualcuno che sa che deve gestire un sacco di cose, non una e quella è. Esatto. Questo è un esempio, esatto. Però non viene mai considerato e spesso deve essere ricordato che questo può essere un enorme vantaggio a livello aziendale. Ecco, questo è solo un esempio mio personale, ma le competenze invece che nel tuo caso hai acquisito e che hai acquisito più facilmente secondo te proprio grazie ad alcune tue caratteristiche femminili, quali sono? Ma guarda, quella dell'organizzazione in effetti, ora che l'hai nominata, penso sia una delle prime cose, perché ad esempio quando ero in tesi nel laboratorio avevo un ragazzo che faceva il dottorato che mi seguiva, e io sono arrivata a tempo un mese, gli ho un po' rivoluzionato il laboratorio, glielo ho tutto organizzato, ho iniziato io a gestire la cosa, cioè lui era il boss ma io comunque ho preso in mano la situazione perché come era gestito da lui io non riuscivo a lavorare. Ecco, ovviamente. Non stiamo dicendo che tutti gli uomini sono disorganizzati, si lungi da noi quello di dire questa cosa, però resta il fatto che l'aspetto organizzativo ha dimostrato essere una caratteristica che le donne acquisiscono, insomma, esatto. volenti o nolenti, non tutte magari, però insomma molte di noi. Sì. E c'è qualcos'altro? A me viene spontaneo. C'è qualcos'altro che ti viene in mente a livello di competenze o di qualità o di talento che insomma sembrerebbero di solito per cliché appartenere più alle donne che agli uomini?
forse. Sì, forse per cliché comunque, esatto, anche la voglia di aiutare gli altri che spesso viene associata al senso di maternità, Sì. che per me non è così, non è che perché sei donna e allora devi avere un senso di maternità, allora sei più propenso ad aiutare gli altri, però per cliché è così, e quindi sì, perché comunque magari vedo che non lo so, uno ha un po' bisogno di qualcosa, allora a me non costa niente e gli do una mano, le piccolezze, insomma, basilari giornaliere, magari sì, anche questo. Questo credo sia molto importante perché poi a livello lavorativo, quello che succede spesso, parlo di magari corporations o aziende, quello che succede spesso è che si creano le uome, no? Queste, che in realtà è un termine che non ho coniato io, ma un amico che conosco e che mi è rimasto impresso perché cioè lui si riferiva con questo termine a queste donne che combattono contro quella che è una natura, se vogliamo, percepita come debole, perché appunto più aperta alla comunicazione, più aperta proprio istintivamente alla maternità intesa come prendersi cura del proprio, dell'ambiente che ci circonda, no? Non Sì, necessariamente di un figlio, ecco. E rifiutano questo esatto. modello e si trasformano in finti uomini, cioè cominciano a diventare queste donne aggressive, alcune per carità possono esserlo, di natura, ma molto spesso si creano questo personaggio. E quando in realtà questo aspetto che tu hai nominato dell'aiutare gli altri è chiave quando gestisci un team. È chiave quando invece sei parte di un team, è chiave nel tuo rapporto con un cliente, è chiave nel tuo rapporto con un subordinato, così come con il tuo capo. Quindi credo che sia un elemento cruciale a Esatto. prescindere da quello che fai e da dove lavori. Sì, a prescindere anche da chi sei alla fine, cioè Assolutamente, uomo o assolutamente. donna che sia. Assolutamente. Senti Giuditta, come tieni alta la motivazione quando qualcosa non va come previsto, visto che insomma gli elementi di sfogo che hai sono abbastanza ridotti? Qua non è facile. In generale, in realtà, non sono mai stata molto brava a tenere alta la motivazione. Sono sempre stata una persona che, come qualcosa andava male, si abbatteva, era sconfortata. Era una di quelle che diceva: ah, ma però tutti a me, insomma, un po' pessimista. E poi col tempo, soprattutto qua, la cosa fortunatamente è cambiata. Diciamo che ho un po' fatto lo step del dire ok, io mi impegno al massimo in quello che sto facendo, do tutta me stessa per fare in modo che le cose vadano bene o comunque vadano al meglio. E se poi non succede, vediamo se è colpa mia, cosa ho fatto, dove ho sbagliato. Quindi tentiamo di guardarne un po' il lato costruttivo e istruttivo. E se non ho sbagliato niente, vabbè, devo andare così, non ci posso fare nulla. Tipo, l'altro giorno ho avuto un problema con uno strumento, ancora non funziona, è 10 giorni che non riesco a capacitarmi di cosa stia succedendo. E sì, è un po' desolante perché comunque, insomma, è uno strumento su cui devi lavorare, sei qui per quello, però più che applicarmi, chiedere aiuto ai colleghi, ai tecnici, a tutti, io non posso fare. Certo, quindi Quindi io ho insomma fatto il mio, ho dato il massimo. ti concentri su quello che è sotto il nostro controllo, che è l'impegno, che è una grande cosa in realtà, perché Esatto. spesso ci concentriamo sul risultato che poi non dipende da noi, non solo da noi dipende però Non solo, il dare il massimo, che poi insomma Esatto. ovviamente è a vari livelli, perché a volte pensiamo di aver dato il massimo e non è così, ma è proprio l'introspezione di cui parlavi che ci dà la Sì. risposta. Ho dato il massimo, potevo fare di Esatto. più e a volte O abbiamo no. veramente dato il massimo di quello che ci poteva essere. Se invece non è stato così, allora forse è qualcosa che possiamo migliorare la prossima volta. Quindi insomma, o otteniamo il risultato che vogliamo o la lezione di cui abbiamo bisogno. Ascolta, invece, a proposito Esatto. di relazioni, una cosa che in realtà volevo chiederti prima e mi è sfuggita, quando parlavi appunto del rapporto con i colleghi, che è in qualche modo un salvavita in un contesto che altrimenti rischia di risultare un pochino alienante. Resta il fatto che quando si lavora in un ambiente così sfidante e così ridotto fisicamente parlando, magari le relazioni subiscono anche delle battute d'arresto, dei contraccolpi. Ci sono delle regole che seguite nelle relazioni tra di voi per evitare litigi oppure per affrontare eventuali disaccordi, di situazioni di disaccordo? Allora, c'è da dire che qua, vista la situazione di convivenza forzata, comunque sei costretto, comunque hai scelto.
di convivere forzatamente con persone che sono sconosciuti, quindi in realtà non sai bene con chi stai andando a vivere per un anno. E vista la situazione di isolamento e tutto, qualsiasi screzio e piccolezza può diventare una litigata enorme. Tipo dalla bottiglia lasciata vuota nel frigo e mai sostituita, ai biscotti che non sono stati riportati in sala, insomma piccolezze che in realtà possono diventare delle guerre. E fortunatamente non abbiamo avuto una di queste guerre, quindi insomma siamo stati molto bravi. Però nel caso in cui tu litighi con una persona o hai dei problemi, c'è da tenere conto che qui è quasi impossibile evitare quella persona, perché o ti rinchiudi in ufficio o ti rinchiudi in camera e quindi ti alieni, come dicevamo prima, o lo vedi e la vedi sempre comunque, quindi insomma diventa molto difficile. Per far fronte a questo è importante molta pazienza, di accettare il fatto che non possono piacerti tutte le persone e che non puoi piacere a tutte le persone, ovviamente. Devi essere molto paziente. A volte eviti gli screzi perché magari senti qualcosa che non ti piace, senti un discorso che ti può dar fastidio ma ti allontani e non rispondi. Molta maturità, quindi, nel caso in cui magari la situazione è diventata pesante, poni la conversazione su un livello molto gentile, parliamo, ne affrontiamo i problemi, insomma, tentare di parlare. Parlare è la cosa fondamentale qua. Che ancora una volta, mi piace molto perché lo estrapoli dal contesto, e non è che in una relazione di coppia o in una relazione tra colleghi in ufficio. Io quando hai parlato della bottiglia vuota mi sono venute in mente delle situazioni quasi paradossali, no? Quando lavoravo in ufficio, e questo ufficio aveva circa un centinaio di persone al tempo, e c'era sempre qualcuno a cui veniva rubato il pranzo perché magari non era intenzionale, ma si scambiavano le cose, oppure cose marce in frigo, oppure bevevi il caffè e lasciavi la tazza sporca nel lavandino, ed era continuo il reminder, il promemoria: per favore prendetevi cura del vostro ambiente come se fosse casa vostra. C'era questo continuo slogan, no, della serie: se siete così sporchi qui vuol dire che siete sporchi e disordinati anche a casa, che è probabile, nel senso che poi spesso a casa non è che siamo molto bravi a gestire il frigorifero o altre cose, parlo in prima persona. No. Però lì no. Tu una cosa che hai detto è stata veramente cruciale, perché lì hai una scelta: puoi effettivamente in un ufficio a tre piani decidere di stare nel piano dove non c'è la persona che ti infastidisce, oppure puoi addirittura creare delle coalizioni, esatto, tra gruppi, che è pessimo, è deleterio, perché poi toglie energia, esatto, toglie creatività, sì, toglie proprio vitalità al gruppo. Invece voi in qualche modo tornate alle basi, perché sono le basi di quella che è la convivenza civile, e che ci dimentichiamo continuamente. E quindi questo è, secondo me, un problema, esatto, importantissimo. Ci hai già dato dei consigli e dei suggerimenti pratici. Ti chiedo però tre consigli particolarmente pratici che ti senti di condividere con noi, che hai appreso vivendo e lavorando al Polo Sud, ma che pensi che anche chi non lavora nei ghiacciai potrebbe utilizzare nella propria vita per sopravvivere a situazioni, chiamiamole così, ostili o inaspettate, ecco. Guarda, più che consigli pratici per sopravvivere, diciamo che quello che ho appreso qua sono cose molto più personali, a livello intimo, diciamo. Quindi gli chiamerei quasi consigli di vita per riuscire a vivere, almeno per quanto mi riguarda, in maniera, se non più felice, comunque un po' migliore. Perché una delle prime cose che ho imparato è sui pregiudizi. Comunque i pregiudizi li abbiamo tutti, volenti o nolenti ce l'abbiamo, e una cosa che ho imparato è quella di non fermarsi ai pregiudizi, ma di poter dare alla persona sempre un'opportunità di mostrarti com'è, bene o male che poi alla fine ne esca, perché sono stata stupita in modo positivo da alcune persone, e quindi questo mi ha fatto capire che se mi fossi fermata al primo impatto avrei perso la possibilità di conoscere persone che in realtà sono meravigliose. E un'altra è quella, come dicevo prima, di aiutare gli altri nelle piccolezze. Non c'è bisogno di fare grandi cose, di diventare dei grandi eroi. Però proprio la piccolezza che fa il piacere all'altro, che in quel momento magari è sommerso di lavoro, è stressato, tu hai del tempo. Quindi perché no? Una cosa che faccio spesso perché amo farlo, aiutare il cuoco in cucina.
quindi preparo sempre le torte di compleanno, ad esempio. Quindi lui è indaffaratissimo a preparare la parte della cena e io vado là, gli faccio compagnia e preparo le torte di compleanno. A me piace, a lui fa piacere, quindi perché no? L'ultima, che forse è quella più importante, è quella di credere in me stesso. Ho aumentato molto questa parte. Prima non avevo fiducia in me, non credevo in me, nelle cose che potevo fare e potevo arrivare a fare. E adesso invece ho capito che non c'è bisogno che qualcuno mi dica: ah, ma sei forte, ah, brava, così. Cioè io lo so, è una cosa che so io, quindi non c'è bisogno che qualcuno venga a dirti che sei bravissima, sei eccezionale, è una cosa che tu sai, quindi contare molto su se stessi. Ovviamente se qualcuno lo dice, ovvio ti fa piacere, però non deve essere quello il punto di partenza per fare qualcosa, deve essere solo un po' un appagamento, diciamo, per il resto devi puntare su te stessa. Questo è molto bello, tra l'altro si collega alla domanda che volevo farti adesso, che è appunto relativa a un suggerimento che ti sentiresti di dare ad una donna in particolare che vuole intraprendere o che ha già intrapreso una carriera scientifica attraverso i suoi studi e adesso magari a livello lavorativo, ma che attorniata magari da un contesto estremamente stereotipato e maschile si sente non all'altezza, pur sapendo dentro di sé che ha tutte le carte in regola per farcela, ma insomma ha subito quella convinzione e si sta convincendo di non potercela fare. Cosa le diresti? Ma io partirei col dirle che ha torto, che crede. Ok, sì, non è proprio gentilissimo, Però è diretto. però sì, però è diretto, esatto, perché appunto, perché non si sente all'altezza? È lì il punto. Allora, se è come è stato per me all'inizio dell'università, perché avevo paura, allora, ok. Possiamo risolvere la questione. Poi forse per un minimo di ragione, però se è perché appunto non lo so, è lo stereotipo, la famiglia che ti dice: ah, ma perché non fai qualcosa di più facile? Ah, ma credi veramente di arrivare fino in fondo? Cioè, sono quelle domande che ti innervosiscono e se non hai forza e non hai carattere, se ti lasci soccombere. Quindi io ho avuto un periodo in cui volevo ritirarmi dall'università il primo anno perché gli esami non andavano come volevo, ero convinta che tutti fossero migliori di me, mi sentivo proprio un fallimento. Per fortuna i miei genitori mi hanno fatto riflettere e mi hanno sempre appoggiato. E quindi alla fine ho detto: no, aspetta, questo è quello che a me piace, io lo voglio fare, io mi sono iscritta perché voglio arrivare in fondo. Quindi mi sono data un anno di tempo. Gli ho detto: in questo anno devo dare tutta me stessa per dimostrare a me e poi agli altri che ce la posso fare. E quindi mi sono impegnata tantissimo, ho avuto tanti alti e bassi, però dopo, alla fine dell'anno che mi ero data di tempo, avevo ottenuto i risultati. E allora ho detto: vabbè, voi continuate a parlare, ma io ce la faccio e io vado Quindi dove voglio. torniamo al discorso di prima che è estremamente importante, no? Cercare di dare il massimo sapendo che il risultato potrebbe Esatto. arrivare in un tempo diverso da quello che ci eravamo prefissi, tu ti sei data appunto un Sì, anno di tempo soprattutto. e non necessariamente è il tempo che ci viene imposto dall'esterno. Questo è bellissimo e credo sia Esatto, estremamente esatto. importante. Senti, un aneddoto particolare, magari che si collega a queste esperienze che a questi suggerimenti che ci hai dato. Un aneddoto nella tua esperienza tra i ghiacciai che consideri forse una delle lezioni di vita più preziose in assoluto. Questa è una domanda che mi ha toccato un po' perché è un aneddoto un po' personale in realtà, perché prima di arrivare qua era una persona che non si fidava molto degli altri, aveva fatica tipo a relazionarsi, a aprirsi, a confidarsi, a dare fiducia. Qua poi ho avuto un periodo personale un po' difficile. E mi sono ritrovata col bisogno di parlare, i miei amici non sono qua. E mi sono ritrovata quindi a confidarmi con una persona che alla fine dei conti conoscevo da 4 mesi, quindi era praticamente uno sconosciuto. E però è stata una scoperta meravigliosa perché ho trovato apertura, ho trovato accoglienza, supporto, consigli. E quindi la lezione è stata che in realtà fino adesso ho sbagliato, perché non è detto che comunque non è detto che ovviamente tutti siano così ben disposti nei nostri confronti, ovviamente troverai sempre qualcuno che dice: ma che vuoi? Però questo non toglie che
tra di loro ci sia qualcuno che in realtà può darti tanto, perché da lì poi le piccole attenzioni del hai mangiato oggi, del come stai, sei riuscita a dormire, sono quelle piccole cose che in realtà poi mi hanno aiutato tantissimo. Si ritorna sempre al discorso di aiutare gli altri, l'aiuto è anche semplicemente morale, perché a una persona che sta male chiedere come stai, gli fai un bene che non puoi immaginare. Bellissimo. Quindi sì, questa è stata una lezione molto molto forte che ho preso, sì. Beh, grazie veramente per averla condivisa, perché credo che possa risuonare molto nelle corde di chi ci ascolta. Senti Giuditta, una donna che ammiri particolarmente e che secondo te dovremmo intervistare dopo di te, chi è? Guarda, io in realtà ho due donne che ammiro, che sono state un po' dei punti di riferimento. Una è Margaret Hack, perché comunque è stata una grandissima scienziata e che è riuscita a fare cose in un mondo appunto del tutto maschile che sono memorabili. È riuscita quindi ad affermarsi, a riprendere in mano il centro astronomico, e non era facile ai suoi tempi, come non è facile nemmeno adesso in realtà. E l'altra è Samantha Cristoforetti, perché anche lei, comunque in un mondo militare, sappiamo che è completamente maschile, e quindi le donne non hanno vita facile, ma nonostante questo, oltre ad essere appunto pilota militare, è riuscita a diventare astronauta, è stata una delle prime donne europee sugli ISS, la prima donna con più giorni a soggiornare lassù. E quindi sì, l'ammiro molto per il coraggio, perché vivere là comunque non è facile, e per la forza e la determinazione. Fantastica, fantastico tutto quello che ci hai condiviso, probabilmente no, ovvio per te ormai, grazie all'allenamento e un po' alla necessità, ma è stato un promemoria, una bella sveglia per noi e per chi magari appunto dà per scontate tutta una serie di cose che invece insomma quando ti mancano ti rendi conto sono la chiave, non dico della felicità, ma insomma dello star bene. Io quasi, ti ringrazio, esatto. Tantissimo Giuditta, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie a te. La connessione ci ha supportato, non ci sono stati grossissimi, sì, problemi, quindi sono, sì, estremamente grata anche di questo. E naturalmente ricordo a chi ci ascolta che troverete, ragazzi, tutti i punti salienti della puntata indicati minuto per minuto sotto il post video, audio o testo, a seconda che vi piaccia leggere, ascoltare o guardare, della puntata, che trovate nel sito biz-academy.it/podcast. Io vi abbraccio e vi saluto, e soprattutto abbraccio e saluto te Giuditta in questo contesto, e ti auguro uno splendido proseguimento di lavoro, di carriera e di missione. Grazie a te. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.